Ciao a tutte, in questo video ci saranno alcune delle considerazioni sulla fitocosa che non sono riuscita a mettere nei due video precedenti perché erano già due e non mi sembrava il caso di fare il terzo. E poi ci sarà un piccolo haul su alcuni acquisti che ho fatto alla Kiko questa settimana. Allora, per quanto riguarda la fitocosa, volevo semplicemente dire che nonostante ci vogliano 2 settimane, vale la pena attendere perché piuttosto che ricevere prodotti, insomma, visto che hanno scadenze veramente corte, è meglio a ricevere il prodotto appena fatto in modo che vi dura gli interi 2 anni, piuttosto che ricevere il prodotto che magari hanno lì in magazzino, che però è già 3, 4, 5, 6 mesi che hanno lì e quindi vi dura 1 anno e mezzo piuttosto che 1 anno. Quindi sì. Diciamo che conviene aspettare a avere una qualità maggiore. I prezzi non sono bassissimi, ma per cos la cosmesi bio, eco bio, non sono neanche alti. E io penso che probabilmente a livello di cura del viso, idratazione, eccetera, eccetera, visto che la mia crema Bioethics della Deborah è praticamente morta, penso che mi affiderò a loro. E quindi sì, vi consiglio di fare acquisti da loro. Fra l'altro, da quando mandano in spedizione, la spedizione è un po' carotta perché sono 8 euro, a meno che non superiate i 70 euro di spesa, che è gratis, una cosa del genere. No, forse 70 euro era la Lush, loro sono 50. E comunque c'è un tetto oltre al quale la spesa spese di spedizione sono gratuite. Solitamente sono un po' altine, sono 8 euro, però contate che quando vanno in spedizione i prodotti il giorno dopo avete il corriere a casa, praticamente. È la TNT, quindi potete tranquillamente fare dei fermi deposito in vari punti strategici come buffetti, così, o altrimenti farvelo portare a casa se ci siete, quindi è molto comodo. Tutto ciò per dire che, ciao le gatte che saltano, tutto ciò per dire che insomma io promuovo la fitocosa. È promossa e la promuovo. Ecco, comprate, comprate, comprate fitocosa. Bene, detto questo, e ringrazio 5QDelk85 per avermi fatto conoscere questi prodotti, perché io in realtà ho fatto acquisti da loro dopo aver visto la sua review. Questo era un piccolo inciso. Detto questo, passerei all'haul della Kiko. Allora, l'haul della Kiko è un haul piccolino proprio, comprende 3 prodotti. Fra l'altro mi ha detto la signorina Kiko che fra un paio di settimane uscirà il nuovo fondotinta minerale in 3 gradazioni di colore, se non sbaglio, ma non garantisco. E mi ha detto, boh, non lo so, non ti so dire altro perché, sai, mentre facevano la presentazione io me lo stavo provando e quindi, sai. È così, comunque torna. E quindi sì, al di là di questa comunicazione efficace cliente, commesso cliente, diciamo che se vi interessa c'è questo fondotinta minerale che uscirà, io probabilmente andrò a farci un salto per curiosità. Chiuso l'inciso, c'erano i mascara al 50% di sconto. C'erano gli ultimi rimasugli di smalti a 1,50 euro e di entrambe le promozioni ho approfittato. I rimasugli di smalti a 1,50 euro ho preso questo, che è un dorato, un incrocio fra un oro e un rame, più rossiccio rispetto a un dorato, ma non di tanto. Ed è molto 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 bello, è il numero 141 ed è stupendo, niente da dire, è meraviglioso proprio. E è l'unico colore che mi ispirava, nel senso che gli altri erano trasparenti, bianchicci, tutti per French ed erano rimasti solo quelli. E sì, non era male, però ce li ho, mentre questo è proprio, vedete. Eccolo qua, è proprio bello, un colore che non avevo fra l'altro. Quindi soddisfatta dell'acquisto, 1,50 euro, lo sapete ormai tutti, sono questi smaltini della Kiko, che smaltini, sono poi 11 millilitri di prodotto, comunque sono questi smalti che la Kiko mette a 1,50 euro, quest'estate c'era un assortimento notevole.
E adesso no, però comunque qualcosa si trova, perlomeno a Modena. Sugli smalti volevo dire anche che ho visto comunque gli espositori di quelli venduti a prezzo pieno, quindi attorno ai 4,50 euro, e quest'inverno ci sono dei colori veramente, quest'autunno inverno veramente meravigliosi, dei blu, dei verdoni, proprio 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 belli. E quindi mi sa che ci tornerò. Olè! E ovviamente, tata, eccomi qua, costa sempre 1,50 euro, quello smaltino lì. Passiamo al mascara, abbiate pietà, passiamo al mascara. Mascara, io ho preso il waterproof, lo 01 waterproof, questo qua, che è un mascara viola. Vedete? Eccolo qua. Ed è un mascara viola. Io adesso so che sembra blu, perlomeno io vedo che sembra blu nel vostro schermo, ma vi garantisco che è viola. E ogni tanto mi vedete guardare dietro la videocamera perché ci sono le vespe qua fuori dalla zanzariera, che io ho la finestra dietro la telecamera. Ci sono le vespe che girano dietro la zanzariera e io sono terrorizzata. Allora, questo è lo scovolino. Vedete? Sì che vedete. Lo smalto, e lo smalto, buongiorno, il mascara è ottimo, bel colore, veramente waterproof, nel senso che io adesso non so se si vede ancora, probabilmente no, perché mi ci sono impegnata parecchio, no, non si vede più, mi ci sono impegnata parecchio ieri sera, però l'ho messo per 2 o 3 giornate di fila e tutte le sere toglierlo è stato veramente, veramente difficile, nonostante ottimi struccanti, quindi sì. Diciamo che il waterproof è vero, ho anche pianto e non è venuto via, quindi il colore è molto molto bello e non fa grumi eccessivi, lo scovolino è normale, costa 3,90 euro come dicevo prima, quindi sì, direi che valga la pena decisamente. C'era anche il marron, che però era di un'altra linea, non waterproof, in sconto, c'era quello trasparente con i glitter, che a me non piace, e la commessa, ma dai, ma perché non prendi? L'hai provato? No, è bruttissimo, e però c'è, no, sono ragazze che l'hanno acquistato, effettivamente se vi piacciono i glitter sono carini. C'erano un paio di palettine nuove con ombretti, fard, ciprie, tra l'altro quella con il fard e la terra, secondo me la trovate in un video di Vaxl 2007, di Valentina, e quindi sì, c'era questa nuova linea in evidenza. I mascara, oltre appunto a quello viola, quello marrone e quello con i glitter, ce n'erano due o tre neri, tutti a 3,90 euro, o comunque tutti a metà prezzo. E c'erano gli smaltini e poi altre promozioni, perlomeno nello store di Modena non li ho visti. Però ho trovato il lip gloss a matitone che tanto piace alla Sindina. E allora, visto che io cercavo un color nudo e mi piaceva molto l'effetto che sembrava fare nei suoi video, questo l'ho preso. Anche questo però l'ho pagato a prezzo pieno, ma anche questo è costato 3,90 euro, se non erro. Sì. E questo ne vale veramente la pena. È ottimo. È piccolino così perché l'ho usato un paio di volte, quindi non l'ho ancora temperato, quindi è piccolo. Oddio! Va bene, dopo lo tempererò. Comunque, perché è piccolino così, vedete, è lungo come il mio dito indice. E ora metà è per terra. E niente, molto, molto buono. Perché vedete com'è morbido? È caduto, vedete che non è che si è rotta la mina. E infatti, temperarlo sarà un po' un problema. Perché, comunque, per quanto un temperino sia perfetto, tende ad essere molto morbido e a sciogliersi per terra. Vabbè, vedete così il prodotto e è molto 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 buono. Fa proprio da gloss. Ok, questo è tutto. Io adesso piango sul lip gloss versato e ci vediamo
più avanti per un prossimo video. A presto, un bacio.